Ragazzi, è uscito il nuovo video. Oggi stasera parleremo di Juventus Porto 3-2, che purtroppo siamo passati. Vi racconterò un po' di tutta la partita, di tutti i rigori scandalosi non dati, ma comunque noi siamo delle fave, eh? Lasciate un mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Scusate se non ho fatto il post partita inter Atalanta ieri sera, però non ho avuto tempo, e quindi vabbè, lo faccio stasera, poi delle partite a venire domani in poi. Mi raccomando, mi lasciate un bel commento, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Soprattutto se volete le pagelle di Juventus Porto, che usciranno domani pomeriggio, mi raccomando, quindi sganciate i likes. Ma adesso, e scaricate OneFootball e Fantamaster se volete, e se Fantamaster, e seguitemi su Instagram, andate nel basso fuori, tutto attaccato, tutto minuscolo. In questa parte voglio parlare appunto di Juventus Porto. Scusate se questo video uscirà un po' in ritardo, ma avevo deciso di non farlo, perché ero incazzato sul momento. Perché siamo delle fave nel primo tempo, si è giocato male, malino, c'è stato quel rigore per il Porto che ci stava e l'ha dato giustamente, Ronaldo ha tentato un pallone, quindi lui crede il voto suo che gli darò sarà 4 perché non ha toccato un pallone, però il punto è questo, che se te cioè te devi fare per bene, mi spiego, cioè. Allora, caro Ronaldo, te in questo caso sei il fuoriclasse, sei Cristiano Ronaldo, devi avere i coglioni, invece di dire ti aspetto, devi avere i coglioni, ok? Di fare gol, di prendere la mano in squadra dopo la doppietta di Chiesa, che Chiesa ha fatto una partita della Madonna, sempre forte, sempre bravissimo, si meriterebbe lui i soldi di Ronaldo. Per come gioca, perché Ronaldo stasera non ha toccato un pallone, ha fatto dei passaggi e basta, non ha fatto un cazzo. Dopo il gol di Chiesa era lui che doveva prendere le redini della squadra, doveva trascinare questa Juve e fare il gol del 3-2. Invece si è mangiato anche un gol di testa che io pensavo lo faceva, per dire. Poi c'è stato un gol di Morata annullato per fuorigioco, una reversa di Cuadrado al 90esimo. Nel suo tempo si è giocato meglio del Porto, il Porto che si è chiuso in difesa, ha fatto un golazo, due golasi Federico Chiesa, che secondo me è da 8 in pagella. Poi nel secondo tempo ci siamo meritati il risultato, perché si è giocato meglio del Porto. Il Porto ha attaccato poco e ha difeso malino nel secondo tempo, attenzione. Sicuramente merita il passaggio del turno il Porto, va bene? Perché noi siamo delle fave. Ok, mentre adesso abbiamo fatto tanti tiri, voi direte abbiamo fatto tiri. No, cioè se lo meritano loro, e adesso vi spiego perché. Perché noi siamo state delle fave. Dopo che noi si è fatto il 2-1, che si sta vincendo 2-1, perché ci siamo meritati quelli. In primo tempo non ci siamo meritati questo vantaggio, questo non ci siamo meritati un cazzo, perché la Juve mi ha fatto cagare a spruzzo. Nel secondo tempo si è vista un'altra Juve completamente diversa, che è entrata in campo determinata a andare ai quarti di finale di Champions League. Che però ha fatto 2-1, va benissimo, contento, ok, si è fatta una partita bella, il secondo tempo bello, per carità, N non lo metto in dubbio questo, c'è stata ancora una reversa di Cuadrado al 90esimo, un gol annullato giustamente, sono sportivo onesto, sincero, non sono un Fuse Gamer, dissing, in diretta live, tanto non guarderanno mai questo video di Fuse Gamer, vabbè, che saluto bella, ma comunque. Ho notato giustamente il fuorigioco del gol di Morata, per carità, io esultato, però ho detto anche a mia bella mia sorella, perché la guardavo con loro la partita, e ho detto, tanto è fuorigioco, l'avevo bello e visto. Io, ragazzi, ho gli occhi da falco più fuorigioco, ve lo giuro, cioè li azzecco quasi tutti, non è che azzecco proprio tutti, vabbè, ora se uno è fuorigioco di mezzo piede, ma nemmeno l'assistente lo vede, meno male c'è il VAR, così uno controlla, vabbè, comunque. Il fatto è questo, tempo perfetto, lancia avanti Bonucci che Ronaldo la stoppa per Chiesa e fa un assist su Ronaldo, gli do 5 per quell'assist, poi Ronaldo non ha fatto un cazzo oltre a quell'assist, che ha fatto un golazo Chiesa, e poi come l'ha fatto quella, ah di testa sul cross di Cuadrado, però devo dire che poi Ronaldo deve prendere la partita in mano, deve fare il gol 3-2, così mettiamo 7 in pagella e si passava, perché già ha fatto un assist per Chiesa. E invece non ce l'ha fatta. Si è dovuto fare il resto della squadra. Ha dovuto attaccare. Certo, ci meritavamo il gol. Però, se poi te non fai gol, Ronaldo non fa un cazzo.
A parte l'Euroleague di Chiesa, vabbè, il merito ce l'hanno Bonucci e Chiesa. Ronaldo ha messo solo una pallina lì, e vabbè. Per questo gli darei 5 in pace. Credo gli darò 5. Vabbè, non vi spoilerò i voti, però tanto ormai lo sapete. Credo gli darò 5 a Ronaldo, giusto per l'assist, se no gli do 4. È veramente una partita di merda. Qui si deve vedere il fuori classe. Lì te dovevi prendere la partita in mano e fare. Niente. Vabbè, ha preso un guarda. Fatto una giocata bellissima, l'ha preso la traversa, una traversa spallata, un po' lo spaccava, sarà ancora a tre ma. Poi finita la partita, tempi supplementari, e abbiamo subito un gol da fave. I tempi supplementari sono di belli, cardiopalma, belli che nel primo tempo tutti erano stanchi, le squadre belle allungate, come anche al 90esimo, e quindi erano tutti stanchi. Magari sono entrati Benedeschi e Kulusevski da una parte, dal Porto sono entrati altri giocatori, non mi ricordo chi, che ha dato un po' di sostanze alla Juventus che al Porto, insomma hanno aiutato un po', però comunque erano tutti stanchi, sia Juventus che Porto erano tutti stanchi. E quindi poi nel primo tempo supplementare, ok, nel secondo tempo supplementare ci sono le punizioni esistente, fallo di Rabiot che era anche ammonito ma ha preso il pallone, insomma ecco perché l'ha dato. Per questo secondo me l'arbitro è stato piuttosto incoerente, brutto e sembra sfavorire gli italiani, cioè lo siamo state fave noi, perché poi si è preso un gol da punizione, il giocatore Maria Simone, dove sta fermo, che cazzo te muovi, te lo insegnano ai pulcini, ai poggio, te lo insegnano che devi sta fermo, cioè veramente non ho parole, quindi tipo cosa è successo, ha fatto gol, Szczęsny ha dormito, vabbè, ma soprattutto per la barriera, ma anche Szczęsny non scherza, poi ha fatto gol a Rabiot al 17esimo, colpo di testa. Rabiot comunque ha fatto una bella partita, devo dire, con l'intervento sul pallone, quindi quello non lo calcolo nemmeno, con la munizione, perché ragazzi, non ci stava proprio, perché ha preso il pallone, Rabiot ha fatto una partitona. Hanno fatto tutti una partitona, tutti della Juve, però mancava Ronaldo, dove cazzo sei? Cioè, dove minchia sei? Questa è la vera domanda, Ronaldo, dove sei? Dove sei? Dove sei? Affanculo. Sei a fanculo perché te queste cose non le puoi fare, perdere in mano la squadra e fare un gol. Invece se mangia i gol, fa dei passaggi e fa anche cagare. Cioè questa sera Ronaldo praticamente non si è visto. A parte l'assist per Chiesa, per il primo gol della Juve, non si è visto. Vabbè, fatto con Rabiot 3-2, c'è stato due rigori scandalosi non dati. Il primo su Ronaldo che ci dava anche il portiere l'ha preso in pieno, il secondo su De Ligt che non l'ha dato nemmeno, che era al 120esimo. Però c'erano due rigori che ci stavano. Due rigori che ci stavano, che purtroppo non li ha dati. Però due rigori secondo me ci stavano. Però alla fine, secondo me, il turno se l'è passato, se l'è messo al porto. Se l'è messo al porto perché così non si gioca. Perché abbiamo subito un gol da fave e te sei rimasto al 70esimo con un uomo in meno. E te a quel punto dovevi andare. Dovevi, come posso spiegare? Porco Dio, Ronaldo non hai fatto un cazzo. Diciamoci la verità. L'assist per Chiesa e poi ha fatto una sega. Quindi si doveva vedere Ronaldo che prendeva la partita e faceva gol. Invece ha fatto cagare. L'unico che ha fatto cagare stasera, e eliminato il primo tempo perché poi il primo tempo l'hanno fatto cagare tutti, mi sono escluso. Ma l'unico che ha fatto cadere stasera al 45esimo in poi, Ronaldo, a parte l'assist per Chiesa, escludiamo quello, non ha fatto un cazzo. L'unico, Cioè, si è visto Ronaldo, che non era lui. Non so, ha giocato qualcun altro la sua maglia. Perché porco mondo, sborrato di lato mentre cagava un piccione ieri. Ma, Ronaldo, capito che non ha fatto un cazzo? Questo è. Ne ha fatto una segna, ok? Vabbè, si è avuto anche sfiga, un fuorigioco, una traversa clamorosa di Cuadrado, due rigori scandalosi non dati. Siamo stati le fave noi, però se ci sono in più, che gli arbitri sfavoriscono, sembra favore italiane, si è visto anche la Atalanta Roma di quella espulsione scandalosa, un rigore che poi non sono stato all'andata, al 90esimo, perché lì a Roma è stato abbracciato. Quindi se in più sfavoriscono le italiane, poi noi siamo fave. Ma è andata così, oh. Allora, per la prossima, oh. Speriamo almeno di uscire guardi, la prossima. Porto. Scommettete che mo esce guardi in porto. Quando era una squadra forte, esce guardi. Perché le tre squadre hanno le palle di battersi squadrucce. Perché ragazzi, si squadrucce.
Porto è anche stato battuto da Lisbona e noi non riusciamo a battere, certo abbiamo battuti 3-2, ok, ma noi non riusciamo a batterli. Quanto bisogna fare? Cioè, devi fare un gol senza subirlo. Devi anche regalare un rigore. Cioè, allora, c'era più o meno la situazione con Murata, ma Pepe ha fatto. Sono un po' di contatto, ma non è che ha fatto come De Miracchio sul piede. Infatti lì non c'era rigore. Ma rigore, due gol, gli abbiamo regalato, i due gol li abbiamo regalati noi. Cioè la barriera, il portiere li fave. E De Miral fava al primo gol. Ma pazzesco. Però alla fine sembra del Porto. Perché noi siamo se delle fave, loro hanno sfruttato le occasioni che gli sono capitate e noi siamo delle fave, ripeto. Noi siamo delle fave, in più c'è la Birrish favorisce e noi siamo delle fave. Questo è. Allora, sarà per la prossima, sperando almeno di uscire la prossima volta ai quarti di finale, negli ottavi, così almeno. Tanto non ci scommettete che il Porto esce quarti, incontrerà la Vighi esce quarti perché loro hanno le palle e noi no. E loro non sono fave mentre noi sì. E quindi uscirà quarto il Porto perché noi siamo fave e non siamo riusciti a eliminare una squadruccia come il Porto. Perché diciamoci la verità, il Porto è una squadruccia e noi siamo delle fave che non siamo riusciti a eliminarli. A prescindere dai rigori, sfavoreggiamento, l'arbitro incoerente, ok, l'arbitraggio incoerente è un po' di merda, ok. Ma comunque noi siamo delle fave perché le nostre occasioni le abbiamo avute e dal 63esimo sei rimasto con un uomo in più e non hai fatto nulla. Cioè, questo è. Cioè, con un uomo in più, dal 60esimo in poi, Ronaldo, che cazzo fai lì a quel punto di tirare fuori i coglioni e fare gol? No, col 3-1 ci si mettiamo a famelina, catenaccio e si andava ai quarti, no? Cioè, con un uomo in meno poi. Che poi con l'espulsione ci stava, eh? Non mi dite un cazzo, l'espulsione ci stava, se non le spelleva era scandaloso. Scusate, eh. Se non andava avanti al 18esimo per quella cacata, dovevo andarlo stasera. Infatti l'hanno dato. Almeno per quello non è stato scandaloso l'arbitraggio. Però i rigori ci stavano. Però comunque siamo delle fave noi. Ok? Perché tanto una squadra con i coglioni più forte sulla carta del Porto, sul campo, gli faceva il culo sia all'andata sia al ritorno. Senza prendere due gol da fave all'andata e al ritorno. Perché una volta abbiamo preso due gol da fave. E al ritorno pure. Cioè, pazzesco. Vabbè ragazzi, io ho finito di dire la mia dopo 12 minuti, se no qua ci stiamo anche 20 minuti a parlare. Domani usciranno le pagelle, domani pomeriggio, il video lo farò domattina, le pagelle le scriverò adesso. Niente, scriverò adesso le pagelle e poi domani faccio sapere... Domani usciranno le pagelle, la reaction non l'ho fatta, perciò non so, forse la farò la prossima volta, Cagliari-Juventus alle 18. Speriamo di vincere la Coppa Italia. Bello, sì. Fanculo. Adesso vedevo uscire il porto. C'è stato un meno dal 63esimo. Lì dovevi i coglioni, caro Ronaldo. Te dovevi i coglioni e fare gol. Invece no, fa il cazzone lui. Non fa una sega. Non fa una sega. Non ha fatto una sega. Il peggiore in campo. Non della Juve. Nella partita, ok? Non della Juve nella partita. Cioè, tra Juve e Porto, comunque, è stato Ronaldo. Voi vedete, il portiere del Porto non ce lo metti, ha fatto delle belle parate. Stupendo. Sul terzo gol, una colpa, non avete visto dove l'ha messa Rabiot. Anche sul secondo, Chiesa, Padaletto l'ha messa. Sul primo e sul secondo, no, no, no. No, no, è la difesa del Porto che lì aveva colpe. Ma non il portiere, infatti il portiere darà la sufficienza al portiere del Porto, ma a Szczęsny no, perché è stata fava al portiere, a Szczęsny gli darà l'insufficienza. Vabbè, non vi spoilerò i voti, praticamente ve li sto dicendo adesso. Vabbè, ci vediamo domani con il video delle pagelle, uscirà domani pomeriggio. Non so il video, comunque seguitemi su Instagram, così sapete, anche lo passo fuori tutto minuscolo attaccato, così sapete quando uscirà il video delle pagelle di Juventus Porto 3-2 domani. Vabbè, ci vediamo... domani con il video, domani pomeriggio il video le pagelle. Fatemi sapere la vostra parere qua sotto nei commenti. Di sicuro saranno, il riassunto dei commenti sarà godo. Comunque, vabbè, mi piace, commento, iscrivetevi al canale, alla campanella. Seguitemi su Instagram, mi passo fuori. Ci vediamo al prossimo video che appunto sarà non le pagelle di Juventus Porto 3-2 che usciranno domani pomeriggio. Ciao.